non era facile contro questa Vis Pesaro, è un dato di fatto che si difendeva in 8, in 9. Cosa è mancato dal suo punto di vista? Mancava gol, a parte l'occasione che abbiamo sbagliato, penso che c'era pure il rigore su cupone netto, e quando non si fa gol non si vince, anche se la squadra, penso dopo i primi 20 minuti che abbiamo regalato giocando troppo lenti, poi la squadra si è mossa, ha cercato di creare, ha cercato di fare gol, purtroppo non ci è riuscito. Ecco, quando il tecnico, le riporto testualmente quanto ha detto l'allenatore della Vis Pesaro, ha detto dobbiamo capire le nostre qualità, chi avevamo di fronte, noi abbiamo fatto notare che non si è visto un bello spettacolo difendendo in 5 più 2 più 3, lui ha detto per lo spettacolo ci sono circo e altre cose. E c'è ragione, infatti non era calcio quello che hanno fatto. Non era calcio? Non era calcio. Diseducativo, come disse lei un po' di tempo fa sul gioco da dietro. Io penso che calcio bisogna giocarlo, loro hanno rinunciato, sono contenti per un punto, noi no, perché abbiamo cercato di giocare. E se dovessero arrivare altre squadre a fare questo tipo di partita, qual è la soluzione? Io penso che arriveranno altre. E spero che l'arbitro ci dà rigore sui falli da rigore, spero che prendiamo la porta di più. Ho due mie considerazioni sulle scelte. Intanto le volevo chiedere se Squizzato ha qualche problema fisico o se è stata esclusivamente una scelta tecnica quella di Aloy Regista con Squizzato 90 minuti in panchina. A me non sta meglio, e per me Aloy ha fatto bene anche oggi, nel senso che è più dinamico rispetto a Squizzato. Poi magari anche lì su geometrie di gioco Squizzato è sicuramente meglio, però contro chiuso non ci si arriva, nemmeno con Squizzato. Con cupone ancora dall'inizio, Tomassini che però non ha inciso tanto nel secondo tempo. Non ha inciso perché si sono chiusi di più, è normale giocare poi con... erano i 9, poi solo ragazzo alto è rimasto sopra e contro 9 è difficile, anche se ci avevamo tentato, siamo entrati dentro area. Qualche occasione l'abbiamo fatto anche secondo tempo, purtroppo se non si fa non si vince. L'ultima, una domanda da studio e poi liberiamo. Fabio, no, io la considerazione che ho fatto prima al mister volevo chiedere proprio quando incontreremo altre volte questo tipo di squadre così chiuse, se è il caso magari ogni tanto di buttare qualche pallone dentro e giocare con due attaccanti. Chiede Fabio Ferraresi che se dovesse rincontrare squadre così, se magari può pensare anche al doppio attaccante. E noi ne abbiamo 3. Intendeva i due centrali? I due centrali no, non credo. Dove non c'è spazio, già è chiuso uno, figuriamoci due. Che poi Merola c'è entrato, a Cornero c'è entrato.